Nell'ambito della pubblicazione del libro La cassetta degli attrezzi di Giovanni Matera, strumenti per il marketing e l'imprenditoria, mi ha molto colpito il titolo del capitolo, il capitoletto Abbastanza o Abbondanza. Credo che questa sia la cifra, no? Che identifica l'ambizione di ciascuno di Sì. noi, la capacità di inseguire quel sogno. La differenza tra la mediocrità e chi davvero vuole essere imprenditore. Sì, in effetti quando incontriamo una persona gli chiediamo come va e lui ti risponde abbastanza bene, già vuole sottintendere che qualcosa non va. Già questo te la dice lunga. Praticamente il mondo dell'abbastanza sono quelle persone che oramai si accontentano. Dici mi va bene così, tanto c'è chi sta peggio di me, è meglio così che non peggio. Sono tutte queste frasi fatte. Mentre chi viaggia nell'ottica dell'abbondanza, lui ha degli obiettivi, ha degli scopi e quindi vuole crescere. Ecco, quando io faccio dei corsi formativi, li vedi anche ai corsi formativi perché vuole capire, vuole andare avanti. Praticamente il mondo dell'abbastanza entra nel un po' il campo del concetto di povertà. Per esempio, molte volte il concetto di povertà, il povero è povero perché odia i ricchi. Perché non ha mai pensato alla ricchezza, snobba un pochettino la ricchezza e quindi rimane, non ha un concetto di ricchezza e quindi rimane povero. Bene, quello dell'abbondanza ha un concetto, io voglio progredire, voglio anche arrivare a essere ricco e quindi qualcosa poi succede, come abbiamo detto prima, quando tu credi fortemente in un sogno, in qualche cosa, è come se l'universo cospira affinché tu la realizzi. Quindi questi sono più positivi, anche questione di atteggiamento. Il loro atteggiamento porta a essere un pochettino più positivi e quindi raccolgono Un molti più risultati. imprenditore non può vivere nell'ottica dell'abbastanza, non è un No, imprenditore. no, non. L'abbondanza, la mira, l'obiettivo, l'attenzione verso nuove mete, Anche perché questa è il l'abbondanza. mercato è così veloce che mette la freccia e ti passa avanti, passano avanti tutti, non puoi rimanere là fermo nell'ottica dell'abbastanza, devi avere sempre comunque i motori accesi, ecco, diciamo così.